Questa sera riabbiamo con noi Francesco Massari e abbiamo insieme a lui l'altro organizzatore della Barocca, ossia Carmelo Rizza. Perché? Perché la Barocca c'è stata, è stata la settimana scorsa, ha avuto grande successo, noi ne abbiamo parlato prima. Adesso, usando una parola eccessiva, che poi non spiega esattamente quello che vogliamo fare, facciamo un po' di consuntivo. Allora, te ci abbiamo parlato già spesso, parliamo con lui. Carmelo, organizzare la Barocca un giovane, c'è anche un discorso di aggancio a una nostalgia di un mondo che non ha mai visto. Ma diciamo che tutto è nato dalla voglia di aver ho partecipato insieme a Franco all'Eroica Gallo dei Chianti. E lì abbiamo visto un paesino di 2-3 mila anime e in quella settimana si riempiva di 20 mila persone, perché solamente i partecipanti all'Eroica erano più di 9 mila. A quel punto con Francesco ho detto, ma dobbiamo fare anche noi qualcosa che diciamo, nel nostro territorio, perché comunque il nostro territorio ha anche tanto da poter offrire a questo tipo di, certo, di persone. E quindi da lì è nata questa idea di fare la Barocca. E nel 2020 abbiamo creato la nostra ASD, poi purtroppo c'è stato il Covid, vabbè, quindi certo, insomma così, fino a quando l'anno scorso abbiamo fatto la prima edizione e quest'anno la seconda. Benissimo, fermiamoci qua. Quest'anno la seconda, quest'anno partiamo con quello che abbiamo più spesso, i numeri di quest'anno. I numeri di quest'anno sono stati... quelli che ci avevi annunziato prima, più o meno avete rispettato le abbiamo premesse. Abbiamo rispettato i numeri, l'importante è stato che c'è stata tanta, tanta gente che è venuta dall'Alta Italia, da fuori, che ha visto il nostro territorio, ha gustato i nostri prodotti e questo ci ha fatto piacere perché poi hanno fatto commenti proprio bellissimi. Quindi c'è anche un potenziale di persone che possono tornare per i fatti loro. Sì, e che porteranno altra gente sicuramente. Il passaparola che è fondamentale in queste sì, cose. Anche perché come l'anno scorso, quest'anno noi siamo inseriti nel Giro d'Italia d'epoca e quindi come tappa di Giro d'Italia d'epoca è una cosa un po' più, diciamo, ci dà lustro. Alla prossima come... pare che sarà in Puglia, giusto? La quando? Prossima sì, il 5 giugno sarà in Puglia. Bene, l'altra tappa. Carmelo, la cosa più difficile per un organizzatore qual è stata? Ma diciamo che quest'anno abbiamo è andata meglio dell'anno scorso. Vabbè, uno fa esperienza, no? Diciamo che l'anno scorso la cosa più difficile è stata cercare di prevedere intanto i tempi del percorso, no? Perché comunque noi partiamo e cerchiamo di stare tutti compatti col gruppo, quindi la nostra non è una pedalata dove tu parti e arrivi e vai con il tuo passo, ma in realtà cerchiamo di stare tutti raggruppati, quindi diciamo anche per ragioni di sicurezza, anche per un discorso di sicurezza, e quindi diciamo un po' prevedere quali sarà il ritmo del più lento è complicato perché non hai idea di chi sia, di quanti partecipanti appunto abbiano questi ritmi un po' più lenti, ma nonostante questo comunque siamo riusciti a essere puntuali in ogni momento, quindi diciamo quello che era uno scoglio alla fine siamo riusciti a superarlo. Poi diciamo onestamente grosse difficoltà non ce ne sono state perché abbiamo avuto un supporto da parte delle amministrazioni locali, dal comune di Ragusa a quello di Santa Croce a quello di Scicli, tutti ci hanno aperto le porte e hanno in qualche modo sposato questo progetto. Benissimo, le altre ti facciamo fare i numeri, più o meno i più giovani e i più vecchi che te avevi, o i meno giovani che te avevi? No, ci sono stati ragazzi trentenni che per noi sono giovani su questo. Figurati per me, andiamo avanti. Manifestazione, abbiamo premiato a un ultraottantenne con la maglia rosa perché è stato uno dei primi corridori a Ragusa. Ed è venuto con la maglia storica, con la bicicletta storica e si è fatto tutto il percorso, gli 85 chilometri. A proposito, le biciclette devono essere da un certo anno in poi, vero? Le biciclette devono essere ante 1987. Ma tu mi hai spiegato... Perché devono avere delle caratteristiche. Mi hai accennato che c'era un motivo, perché era un fatto di... situazioni tecniche. Debbono avere i fili dei freni fuori, non interni al telaio, i pedali ancora con le gabbiette. Cioè meno comode di quelle di oggi. La bicicletta è scomodissima, infatti
ci chiamano eroi per questo. Curiosità, c'è stato un po' di sterrato o no? No. Lo dovevamo mettere. L'avremo, insomma, era una delle idee che avevamo di metterlo un po' di sterrato. Però purtroppo le nostre strade sterrate sono troppo malandate. C'era un tratto, sono troppo sterrate. C'era un tratto molto bello che quando si ripartiva da Scicli andando per Piano Ceci, poi a un certo punto c'era un bivio sulla sinistra e da lì iniziava, poi facendo circa un chilometro sulla destra iniziava una strada sterrata che portava fino alla Casina Rossa. E poco prima del bivio, poi per Cava Mangiagessi si chiama. No, questa qui era Cava Mangiagessi, è quella della riserva. Questa qui era questa stradina che però era, l'abbiamo percorso, ma era troppo malandata. Quindi a quel punto abbiamo deciso di fare solamente strade secondarie asfaltate. Poi ogni territorio ha le sue naturale, caratteristiche. Ovvio. Se andiamo certo a Gaiole in Chianti troviamo 1000 chilometri di sterrato. Noi la nostra, la Toscana poi in questo è quasi inarrivabile, le stradine secondarie con i muri di vetro a secco, con gli ulivi, i carrubi. La gente è rimasta davvero davvero entusiasta, per non parlare poi quando siamo entrati a Scicli, il barocco di Scicli, il barocco di Ibla, il castello di Ronna Fugata, certo. Casa Montalbano, le spiagge. Senti un po', e le nipoti, mi pare che c'è la nipote di Bartali, se non vado errato, è quella di Girardengo, è la pronipote di Girardengo. Tutte e due, che hanno detto? Loro credo fossero già venute l'anno scorso, no? La nipote di Girardengo, sì, la Bartali è la prima volta, che una delle prime volte che veniva in Sicilia addirittura. E dei nostri luoghi è rimasta entusiasta anche dell'organizzazione. Siete bravi. Poi ne avete approfittato, c'è stato anche il momento sociale con i ragazzi del Così se vi pare. Così come sei. Così come sei, che è un'associazione che io vedo spesso darsi da fare, ed è molto bello questo gancio tra socialità, cercare di rendersi conto che purtroppo non tutti si possono permettere proprio fisicamente di fare quello. E poi c'è stato anche la promozione, fra virgolette, con assaggio di produzione e eccellenza del territorio. Allora la domanda è la solita. Momento, non è che gli avete detto, che gli avete chiamato, che vi mando via, vi blocco l'intervista, le scacce focacce, no? No, scacce. Le scacce, l'arancina, scaccia, ragusana, scaccia, il cannolo, prodotti tutti locali, non comprati così, perché ci hanno aiutato anche degli sponsor con i nostri latticini, le nostre mozzarelle, il nostro formaggio, il cacio cavallo, la salsiccia. Sono rimasti, guarda, quindi hanno avuto un assaggio di questa terra. Di questa terra, sì, sì, sì. Dal, sì. Lato, dal mare alla montagna. Dal mare alla montagna, infatti. Quello che era, il tempo vi ha favorito, tra l'altro, o no? Ma diciamo che il tempo ha reso più eroica questa, questa manifestazione, perché siamo partiti col sole, poi le nuvole, poi la pioggia battente e poi il sole che ci ha asciugato. E allora, detto questo e facendovi ovviamente i complimenti, la domanda è inevitabile. Idea di ho già messa in cantiere edizione numero 3 in zona o no? Assolutamente, 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 perché guarda, ce l'hanno richiesto loro. Il Giro d'Italia d'epoca vogliono, anzi ci stanno dando una mano di aiuto loro, perché vogliono assolutamente questa tappa in Sicilia. Infatti stiamo lavorando per portare più gente, trovare il modo. Sempre una? Una? Sempre una tappa sola, una giornata o aumentare le giornate? No, no, sono sempre due le giornate, perché in una facciamo altre diciamo cose. Aumentarle. No, no, la tappa è una, come in tutte le tappe del Giro d'Italia. Noi dobbiamo un po' ovviare a tante cose che purtroppo per scendere in Sicilia ci vuole l'aereo, ci sono le spese del B&B, ci sono... Però stiamo cercando di ottimizzare tutto questo pacchetto qua. Ma tu ti rendi, anzi, voi vi rendete conto di una cosa, che è splendido tutto quello che dà, ma per la prossima volta
qualche piccola novità bisogna aggiungerla, quindi certo, dovete pensare già anche a qualche percorso. Non possiamo spoilerare le cose che abbiamo assolutamente. Ho visto, però sì. Infatti quest'anno il percorso non è stato come quello dell'anno scorso, l'abbiamo fatto diciamo al contrario, abbiamo aggiunto il Ragusa Ibla. E abbiamo aggiunto il Corso Italia. Il Corso Italia a salire, la gente dice il Mortirolo quasi, per certa gente, però poi è rimasto entusiasta. Davvero. Siamo quasi in chiusura, siamo, vi parla strano, 10 minuti e mezzo. Quindi possiamo chiudere, ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, comprese le forze di polizia locale, municipale, chiamatele come volete, il succo è quello. È andato tutto bene, non ci sono stati incidenti di sorte. Io a nome di questa terra ringrazio voi organizzatori, mi complimento e ci diamo appuntamento per una edizione numero 3 che deve essere, vogliamo e voi farete sicuramente in modo che superi anche l'eccellenza raggiunta in edizione numero 2. Grazie a Francesco Mazzi, grazie a Carmelo Luisa e grazie a coloro che hanno deciso di vederlo perché sicuramente meritava. Grazie ancora. Buonasera. Grazie.